Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marra di Mera Mera e oggi siamo qui con una nuova teoria. In realtà non è nuova perché, piccolo spoiler, esattamente come mercoledì scorso riproporrò una teoria che in realtà abbiamo fatto circa un anno fa, quindi chi ci segue da molto tempo diciamo l'ha già sentita, però come sempre la ridico nella maniera di adesso, quindi con tutta l'esperienza che abbiamo fatto in un anno di canale e in più con qualche aggiunta. Prima di iniziare, qualche premessa. Intanto sono raffreddato, come potete sentire, quindi mi dispiace, ma vi dovete sorbire il video così. Seconda cosa, mi raccomando, iscrivetevi al canale, perché solo il 28 circa per cento di chi guarda i nostri video è iscritto, quindi mi raccomando, iscrivetevi per non perdere nessuno dei nostri contenuti. E infine vi ricordo anche di seguirci sul nostro gruppo Telegram, un gruppo dove pubblichiamo i link per gli spoiler, tra parentesi sono usciti gli spoiler del capitolo 1034, i link per leggere i capitoli e per guardare i nostri contenuti. In più trovate anche una community educata e sempre pronta a rispondere, quindi mi raccomando, entrate. Detto questo, io direi che possiamo iniziare con il video. Allora, questa teoria la dividiamo in due. La prima parte, diciamo, della teoria è una cosa che in realtà gira da molto tempo sul web, quindi non è farina del mio sacco. Anche altri creator hanno portato questa teoria, però ovviamente, come sempre, qui si porta una reinterpretazione, diciamo, di questa cosa, anche perché è una cosa molto famosa, e riguarda i colori e gli animali legati agli ammiragli. La seconda parte, invece, vi dirò chi secondo me sarà appunto l'ammiraglio che andrà a ricoprire quel ruolo. Questa è una teoria che anche all'epoca dissi, secondo me è impossibile che si avveri, però mi piace, mi è piaciuta farla, ho visto che è piaciuta anche all'epoca, quindi volevo riproporla oggi dopo un anno. Partiamo appunto con tutto ciò che riguarda il calendario cinese. Per l'esattezza andiamo a vedere i segni zodiacali cinesi. Come sapete, probabilmente, da questo calendario si parte spesso per fare delle teorie che riguardano soprattutto gli ammiragli. I tre ammiragli originali, diciamo così, difatti sono rappresentati anche nel calendario cinese e sono rappresentati tra l'altro uno di fianco all'altro. Sto parlando di Akainu, quindi il cane rosso, Aokiji, che corrisponde al gallo, e Kizaru alla scimmia. Ovviamente con l'uscita di Aokiji e in realtà anche l'uscita di Akainu, perché Akainu non è più un ammiraglio ma è un grande ammiraglio, questo equilibrio si è un po' spezzato ma si è ricomposto, e si è ricomposto sempre all'interno di questo calendario. Difatti i due ammiragli nuovi che conosciamo sono il toro o il bue comunque verde, che ritroviamo comunque nel calendario, e la tigre viola, ovvero Fujitora. Anche in questo caso i due ammiragli sono uno a fianco all'altro. Al momento nel mondo di One Piece abbiamo come tre ammiragli appunto il toro verde, la tigre viola e la scimmia gialla, ovvero Kizaru. Seguendo questo pattern però c'è qualcosa che non va, perché la scimmia gialla in questo momento è distante dal toro verde e dalla tigre viola. Cosa che voi potreste dirmi benissimo, chi se ne frega, e io sono anche d'accordo con voi, però per fare questa teoria dobbiamo viaggiare un po'. E quindi bisogna dire questo, dobbiamo dare per scontato, o comunque proveremo a dare delle giustificazioni, del fatto che Kizaru prima o poi lascerà la marina in qualche modo. Questo video non è dedicato a Kizaru, quindi non andremo per forza a sviscerare il come uscirà dal suo ruolo. Secondo me, in realtà ne abbiamo parlato più volte, morirà e morirà contro Teach. In realtà ci sono molte teorie a riguardo, comunque c'è il classico scontro tra luce e oscurità, quindi non dovrei neanche parlarne più di tanto. Fatto sta che in questo modo tutti e tre gli ammiragli originali cadranno dal loro ruolo e avremmo un nuovo set di ammiragli, che in realtà è già formato perché abbiamo il toro verde, la tigre viola e mancherebbe appunto il terzo. Seguendo il ragionamento di prima, per il terzo ammiraglio io mi aspetto qualcuno che sia vicino alla tigre e al toro, quindi abbiamo come possibilità il ratto e il coniglio. C'è un piccolo problema in realtà, che non è un problema perché ci va a semplificare un po' le cose, che
il maiale o il cinghiale ce l'abbiamo già, ed è un personaggio che si chiama Tokikake, magari non ve lo ricordate, però è un viceammiraglio che come epiteto appunto ha quello di essere il maiale marrone. E abbiamo un altro viceammiraglio che ha un epiteto simile, che è Gion, che come epiteto ha quello di coniglio rosa. Quindi in poche parole, gli slot del maiale marrone e del coniglio rosa sono già occupati. Quindi se dobbiamo ritornare a quello che abbiamo detto prima, ovvero che il prossimo ammiraglio deve essere a fianco o al toro o alla tigre, ci rimane esclusivamente quello del ratto. E che colore ovviamente andiamo a mettere per il ratto? Andiamo a mettere il colore arancione, per un fattore molto semplice: semplicemente i nuovi ammiragli stanno seguendo la linea dei colori secondari, mentre quelli originali seguivano la linea di colori, diciamo, primari. E il colore che appunto manca a questo pattern è l'arancione. Difatti, secondo molti e anche secondo me, vedremo in futuro un altro ammiraglio, un nuovo ammiraglio, che sarà il ratto arancione. E così possiamo chiudere questo discorso del calendario. Tutti gli altri animali in realtà ci lasciano aperti a diverse teorie. In realtà ne abbiamo fatte altre, per esempio riguardanti Smoker, ma non ne parlo per non allungare questo video. Comunque il video lo trovate sul canale. Detto questo, ora ci rimane da individuare chi sarà questo ammiraglio arancione. Tra l'altro tengo a dire, teoricamente, secondo questo pattern, dato che l'arancione è il mix di colori tra il giallo e il rosso, questo ammiraglio dovrebbe essere anche un mix tra i due ammiragli che già conosciamo, ovvero Akainu e Kizaru. Quindi già vi lascio immaginare che personaggio potrebbe essere. In più, nella cultura popolare il ratto non è che ha una grandissima fama, quindi io mi immagino uno degli ammiragli più cattivi in assoluto. Chi sarà però secondo me a vestire il ruolo di ammiraglio arancione? Per chi non lo sapesse, io più o meno un anno fa ho ricominciato a leggermi One Piece dall'inizio e, conoscendo questa teoria del ratto arancione, mi sono imbattuto in un marine che secondo me potrebbe fare il suo ritorno. Tra l'altro, voglio ripetere, secondo me è una teoria che in realtà non si avvererà mai, però è molto divertente, quindi la dico lo stesso. È un marine che si chiama Nezumi. Molto probabilmente voi non me lo ricordate, perché è il marine, per farvi capire, che sequestra i tesori di Nami durante Arlong Park. È il classico marine pre-Smoker, quindi un personaggio che è lì solo per essere odiato e per essere one-shottato, quindi in realtà è anche debolissimo, a quanto pare non ha neanche un frutto, quindi non c'è niente che mi fa pensare potrebbe essere forte, però è un capitano, quindi comunque ha una sua importanza in un certo modo. Ovviamente qua tutti starete storcendo il naso, effettivamente a volte lo faccio anch'io quando penso a questa teoria, però di base questo è un marine che appieno prende la figura del topo, e starebbe bene anche col discorso che abbiamo fatto prima della morale e del carattere, perché effettivamente lui rappresenta il lato corrotto al 100% della marina, lato che comunque negli ammiragli non è mai stato rappresentato al 100%, perché in realtà Akainu è il contrario della corruzione e Kizaru, ok, anche lui è un villain, però di base è solo annoiato. Quindi il lato corruzione secondo me è un lato che bisogna far emergere nella marina, anche per dare un po', anche per far uscire un po' di temi, diciamo, nella trama. Tra l'altro volevo aggiungere a questa teoria un commento che ci fu nel vecchio video, che arrivò da un certo Marco Iori, che saluto, che dice che nella mitologia cinese viene spiegato come il topo riesce ad arrivare per primo battendo il bue toro, quindi in questo caso Ryukyu, in quanto sebbene non ha la forza per arrivare da Buddha superando tutte le difficoltà, il topo era molto furbo e opportunista, quindi si fece trasportare dal toro fino alla casa di Buddha, e prima che il toro potesse entrare, scese da lui e corse dentro prendendo tutti i meriti. Quindi, collegandoci a questa storia, potremmo dire che Nezumi riuscirà a prendersi i meriti di Ryukyu, o in qualche modo riuscirà a imbrogliare sui suoi meriti per arrivare a rivestire la carica di ammiraglio ed effettivamente riuscirci. Poi c'è una cosa importantissima però che dobbiamo tenere conto per gli ammiragli: devono essere fortissimi. Quindi quello che mi aspetto io è che Nezumi abbia un frutto devastante e che si sia sottoposto a un allenamento durante questi 2 anni veramente sfiancante.
che potrebbe avere questo personaggio, dato che siamo collegati alla figura del topo, dato che c'è l'arancione. Io qua teorizzo al volo un flutto legato ai rifiuti tossici, però non ne vado a parlare più di tanto, perché già la teoria è un po' arzigogolata così, quindi non voglio addentrarmi ancora di più. Per ultima cosa, parliamo ancora di un certo pattern. Da Wano in poi non abbiamo più un vero e proprio monster trio, almeno per me, perché adesso intanto Luffy è sempre da solo a combattere, è di un'altra categoria, è proprio di un altro campionato. E in più, secondo me, adesso non abbiamo più solo Sanji e Zoro che rappresentano il lato più forte, diciamo, dei Mugiwara, anche il più carismatico, ma secondo me adesso dobbiamo contare per forza di cose anche Jinbe. Quindi per me adesso il Monster Trio semplicemente non è più Luffy, Sanji, Zoro, ma è Zoro, Sanji, Jinbe, con Luffy messo al primo posto in una categoria diversa, un po' come sono le calamità con Kaido. Se parliamo di scontri, anche Akainu in questo momento non è più all'interno, diciamo, della categoria ammiragli, ma si è elevato esattamente come Luffy. Gli ammiragli però di base restano tre: quello viola, Fujitora, quello verde, Ryukyu, e quello teorizzato arancione, secondo me, Nezumi, però comunque vedremo. E contro chi si scontreranno? Secondo me, vabbè, Isho ovviamente si scontrerà contro Zoro. Abbiamo già avuto l'antipasto di questo scontro a Dressrosa, in più lui è uno spadaccino, quindi vedremo. Ryukyu, secondo molti, anche secondo noi, infatti abbiamo fatto un video, anche questo molto vecchio, riguardante Ryukyu. Ha dei poteri che riguardano il tempo, eccetera, quindi con un personaggio come Sanji, che ha un bel haki dell'osservazione, secondo me sarà un bello scontro. Quello arancione, secondo me, andrà ad affrontare Jinbe. E perché anche in questo caso Nezumi rientra? Perché Nezumi ha avuto a che fare con Arlong e probabilmente proprio lui è andato ad arrestarlo. Comunque ne ha avuto a che fare dopo lo scontro con Luffy. Quindi effettivamente ci sarebbero dei motivi per cui i due si andrebbero a scontrare. Magari, dato che comunque di Arlong noi non sappiamo niente, a Impel Down non si è visto, quindi teoricamente lui sta in una cella nell'Est Blu. Ma per me è strano per un personaggio come Arlong. Magari Nezumi ha messo fine alla sua vita proprio approfittandosene. Comunque sì, ragazzi, questa teoria impossibile è finita. Grazie per aver visto anche questo video. Io vi ringrazio come sempre di seguirci. Ci vediamo questa sera in live. Io sono Mara di Mera Mera. Vi saluto, vi voglio bene. Ciao a tutti.